Buonasera, buonasera, miei piccoli geni. Ah, come da titolo, guida all'acquisto dei nuovi iPhone. In realtà non è una guida all'acquisto perché, cioè, secondo me non ci vuole tanto per andare sul sito Apple e confrontare le caratteristiche dei vari iPhone. Però volevo metterci qualcosa di mio. Se siete qui e non sapete che iPhone acquistare, è perché probabilmente non avete bisogno di un iPhone. Questa potrebbe essere una risposta. La seconda è che avete un iPhone del 1300, volete cambiarlo e quindi non sapete dove orientarvi. Ma diciamo che nel primo caso è facilissimo, non lo dovete comprare, cioè io penso che se avete l'iPhone precedente a questo, ma che ve frega di comprarvi questo? Perché poi c'è anche gente che si lamenta, dice oddio, ma non ci sono tutte queste novità e ci credo, hai il modello dell'anno scorso, cosa vuoi che questo sia fantasmagorico, meraviglioso e stupendo e che magari possa durare per i prossimi 10 anni così nessun altro avrà intenzione di comprare i prossimi iPhone? No, non è così che funziona e questo funziona con tutti i prodotti di questo calibro, comunque prodotti cari, prodotti tecnologici, cioè se ogni anno facessero uscire qualcosa di strepitoso e che potrebbe effettivamente durarti 10 anni, non uscirebbe nessun nuovo prodotto. Quindi, chiaramente, se hai un iPhone dell'anno precedente, che te frega di questi iPhone? Cioè, che te frega? Che cosa te ne frega? Ma anche di 2 anni prima, perché comunque la cosa forse più che può fare gola, però a chi gliene frega della fotografia è appunto la fotocamera, in modo di scattare foto, di fare video, eccetera, eccetera. Perché altrimenti non è necessario neanche cambiare se hai un telefono di 2 anni fa, come ce l'ho io. Io sinceramente non lo so, perché se riesco a venderlo magari lo prendo pure questo nuovo, perché la fotocamera e le caratteristiche per quanto riguarda appunto le foto e i video mi interessa, perché comunque foto e video ne faccio, non è che ho il telefono solo per fare i selfie. Io non ho mai capito quelli che fanno solo i selfie e si comprano telefoni che costano così tanto. Quindi, diciamo che la differenza tra l'iPhone 12 Pro e il Pro Max è che, vabbè, il Pro Max è più grande, non chissà di quanto. Però non c'è solo la faccenda che il Pro Max è più grande, ci sono anche delle differenze abbastanza sostanziali per quanto riguarda le fotocamere. Qua dice che la differenza non è l'unica differenza. Vabbè, qua vabbè, parla del display, dice non è l'unica differenza. iPhone 12 Pro Max ha un sistema di fotocamere professionali ancora più evoluto, con un sensore più ampio che aumenta la luce raccolta sul grandangolo per foto e video di qualità ancora migliore. Può inoltre contare su una nuova stabilizzazione ottica dell'immagine su sensore per inquadrature fermissime e su un nuovo teleobiettivo da 65 mm con uno zoom che ti avvicina ancora di più al soggetto. Quindi, insomma, il Pro Max ha il suo perché oltre alla grandezza, perché io credo che sia troppo grande un telefono così, però ha queste caratteristiche in più che uno ci può anche pensare un attimo, effettivamente. E basta. Ecco. Ma qua si parla di chi magari ha un telefono che non è vecchissimo, però ha questa voglia di cambiare per le fotocamere che, insomma, sembrano piuttosto toste. Cioè, già un XS fa delle foto bellissime, niente da dire. Qui siamo molto molto più all'avanguardia. Quindi, questo è. Poi, invece, vabbè, i prezzi.
I prezzi sono sensazionali. Poi vabbè, c'è anche ovviamente il taglio di memoria, che qua si parte da 128 GB, e meno male, basta con 64 che era diventato inutile, come il 32, vabbè, che poi puoi acquisire altro spazio tramite cloud, però è una rottura di coglioni. Che poi 128 sarà sempre, secondo me, che poi non è mai 128 intero, no? Come tutti quanti noi sappiamo. E poi ci sono questi. Dove sono? Dov'è? Ecco, iPhone 12 mini, iPhone 12. Allora, l'iPhone 12 è come se fosse un iPhone 12 Pro, con la differenza che manca una fotocamera, e c'è il taglio di capacità che parte da 64. Poi si sa che salendo si costa sempre di più, perché noi dobbiamo pagare per lo spazio, noi in Italia, non so altrove, probabilmente anche altrove, non lo so, ma non mi interessa. Peso, display, il mini sarà come una sottospecie di iPhone 4S o iPhone 5, non lo so, non mi ricordo la grandezza. Comunque sembrerà di avere una sottospecie, che poi in realtà è più sottile, quindi non è proprio uguale a quei modelli lì. Però qua iPhone mini è piccoletto, cioè non ha grandi pretese, è comunque ottimo, non ha grandi pretese a livello di fotocamere, di zoom, di fotografo di notte, anche se sei nel buio pesto. Però vabbè, costa, perché costa pure questo, non è che non costi nulla, non è che dici prendo l'iPhone mini che costa 500 euro, cor cazzo. E l'iPhone 12, che comunque ha molte caratteristiche simili all'iPhone 12 Pro, però c'è una fotocamera in meno e ci sono delle caratteristiche in meno, sempre per quanto riguarda la fotocamera. Quindi non è difficile capire che ti importa di questi quattro modelli. A me, per esempio, questi due modelli non interessano assolutamente. Se non per cosa? Per i colori. Perché il rosso è molto carino. Invece, questi qua, che colori hanno? Grafite, argento, oro e blu pacifico. L'oro che sembra un lingotto e fa cagare. Grafite, vabbè. Cioè, potevano fare anche qui dei colori un po' più sgargianti. Quindi, però, non è che uno si va a comprare uno di questi, magari perché c'è il colore sgargiante, o anche questo, e poi magari ha delle fotocamere come il telefono che già hai in tuo possesso. Quindi non è difficile cercare di capire che iPhone ti interessa. Perché io vedo veramente della gente che scrive delle cagate pazzesche anche su Facebook. Oh, io non so che cosa comprare. Poi quello che magari ha l'11 Pro Max Extra Supersonico. Oh, che schifo, che schifo. Quest'anno non c'è niente. Questo 12 in realtà dovevano chiamarlo 11S. Cioè una cosa. Ma se c'hai già un modellone della malora, ma che te frega di questo qui? Oh, non so se comprarlo. Vabbè, cioè, vabbè, qua si parla comunque di gente che ha soldi che gli escono dal sedere, e quindi potrebbe pensare di comprarsi un iPhone ogni 6 mesi. Quindi diciamo che forse ce l'ha un po' più dura chi non ha mai avuto un iPhone e quindi non sa che cosa sia meglio. Secondo me, uno che non ha mai avuto un iPhone, mia personale opinione, io andrei direttamente a comprare questo 12 Pro, neanche Max. Se poi la faccenda di fotocamere, foto strepitose non interessano. Questo 12 Pro, se c'hai i soldi da spendere, va benissimo. Non è neanche gigantesco, ma non è neanche piccolo. E comunque ha tutto quello che deve avere, tranne dei colori un po' più vivaci, perché poi il blu pacifico sì è bello, però non lo so, vabbè, comunque vogliono dare una caratteristica un po' più seria alla serie Pro rispetto magari al mini, che è più per yeye, per bambini e ragazzini, cioè bambini e ragazzini, per adulti e ragazzini, mettiamola così. Ecco, questo è quanto, quindi non rompete più le scatole, questa è una guida meravigliosa. Poi le caratteristiche tecniche ve le potete andare a vedere da soli, perché non è difficile.
chiaramente il mini non ha nulla del 12 Pro, e 12 Pro Max non ha nulla del mini o del 12, cioè a parte certe caratteristiche hardware all'interno, cambiano alcune cose per quanto riguarda la fotocamera, cambia la grandezza, cambia. Altrimenti non ci sarebbero quattro varianti, ma ne esisterebbe soltanto uno. E forse era meglio quando usciva un iPhone soltanto. Toh, è uscito questo, beccati questo se ti va, se no, arrivederci e grazie. Va bene, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, mettete tanti tanti like. Se non vi è piaciuto, mettete dislike. Verrete derubati e non potete comprare il vostro iPhone. E poi vabbè, c'è il mio canale, quindi vi potete iscrivere. E poi c'è anche il canale Telegram, poi c'è anche la pagina o canale o che cavolo ne so di Instagram. E tutto quanto in descrizione. Se volete stalkerarmi, questi sono i vari contatti. Però, insomma, se non avete niente da regalarmi, non contattatemi. Va bene, è tutto e alla prossima!